il Ciringhito sulla spiaggia, no? Tanto io non so che cazzo è il Ciringhito. Benvenuti a Senza Freni, il podcast con le domande sempre più faticose e le risposte ancora più autentiche. E oggi siamo qui con Dino Lanzaretti. Ciao a tutti. Se il mondo chiede di accelerare, Dino risponde con lentezza e semplicità. Con un curriculum che farebbe invidia a chiunque, Dino ha percorso migliaia di chilometri in tandem a un ragazzo ipovedente, ha pedalato a meno 60 gradi in Siberia e siamo qui oggi per scoprire tutto ciò che si nasconde in mezzo. E ricordiamoci che poi tutto questo è successo prima della digitalizzazione, dove contava farlo per se stessi e non per raccontarlo agli altri. E oggi siamo qui per scoprire appunto tutto ciò che si nasconde in mezzo sul viaggio della morte sui rulli. Allora, come andiamo? Cioè, tenete presente che non voglio sudare tanto oggi. Bene, dovremo vedere appunto se Davide è parsimonioso o quello che succede. Comunque, questa intensità come te la senti? Così bene, sembra andare a fare la spesa, vai. Tranquillo. Perfetto. Boh, allora, andiamo a fare la spesa e ti dico, no? Prima di tutto, sicuramente sei un uomo, ma sei un viaggiatore, no? Noi pedaliamo sì, in bici, sì. Però sei un viaggiatore. E quindi noi ci chiediamo, come e soprattutto perché inizia questo tuo viaggio? Ma, sai, il viaggio della vita, no? Tu devi solo scegliere con che mezzo farlo. A me è capitata la bici per sbaglio, ma fondamentalmente che mi ha fatto partire è stata una crisi. Avevo 20 anni e avevo un bellissimo lavoro in ufficio, quello che volevo da sempre. Facevo progettista meccanico, computer, camicia. Solo che fuori dalla mia finestra c'era il cimitero. Cimitero del mio paese. E tra un pezzo da disegnare un altro, guardando fuori, vedi un funerale, vedi i funerali. Sai, 20 anni non hai per niente in mente di immaginarti la morte, no? Però quando ce l'hai lì tutti i giorni, è veramente un pensiero che arriva a gamba tesa e tu non sei pronto. Quindi comincio a... Mi ricordo che avevo messo un pezzo di scotch sotto la finestra e segnavo i funerali. Cioè, raccontavo, vedevo tutta sta morte e ho detto, ma che senso ha? Cioè, sono 300 metri dalla mia scrivania al cimitero. Se questa è la vita che devo fare, cioè 40 anni qua vado in pensione, poi il mio viaggio è fino a lì, è troppo breve. E sono flippato, ho avuto crisi di panico, tanto da non dare neanche gli 8 giorni al lavoro, ma darne 6. Ho preso il primo biglietto per il Messico, ma perché Vasco cantava vado in Messico. Non è che ero uno che era flippato sui viaggi, eccetera. Proprio sono scappato. Però sullo zaino, 2 stracci, sono andato in Messico. E da lì, dopo 3 giorni che ero in Messico, ho detto, oh, sai che questa è la vita che voglio fare. E da lì è partito tutto. Beh, quindi la morte è sicuramente uno strumento potentissimo. Assolutamente sì. Bene, adesso saliamo di un gradino. Piccolo, eh? Ok. E, insomma, Vicentin magna gatti, no? Sì, sì. E quindi ci siamo accorti che la bici parla dialetto. Quindi, contine qualcosa della tua storia, della tua famiglia, della tua origine, però in dialetto volevamo sentire. Non chiedermi ciò, veramente. Sì, eh? Se me lo chiedi mio amoroso non ce la faccio. Quando... Con lei non parli? Non riesco, cioè... Boh, sai cosa? Sarà quasi una specie di... Non so, una piccola vergogna. Che... chi parlava dialetto, quando ero piccolo, era considerato l'ignorantone, no? Cioè io sono madrelingua dialetto in casa. E cacchio, io alle elementari ero quasi dislessico. Cioè sbagliavo le doppie, non guindavo fora. Esatto. Se adesso scrivo un post su Instagram, cioè 40 minuti. E, però quasi rimossa sta cosa qua, del dialetto. Dopo, per carità, frequentando mondo, gente, e adesso la gente mi domanda, italiano? Sì, però veneto. E chiaramente capisci il valore aggiunto delle tue radici, perché giri il mondo, bello, tutto quanto, ma indubbiamente il germoglio cresce dalla terra in cui ti hanno seminato, no? Quindi per tutta la vita tentate di capire da dove venivo, oppure trovare un posto dove andare a stare, e alla fine vivo in Veneto dal posto che volevo scappare, no? Sì, questo è pazzesco, perché però è anche molto comune, no? È estremamente comune, no? Ma non si può mentire alle radici. Cioè,
la cultura è il corredo che ha messo insieme le tue cellule, la tua passione, tutti gli algoritmi di pensiero oggettivamente derivano dal tuo imprinting culturale ed è legato alla mia terra, al fatto che vivo in mezzo alla natura, taglio legna. A casa si sta bene. A casa si sta bene, Gostua, eccetera, non fuori a cambio con niente, ma solo dopo aver visto tutto il resto. Perché è sempre quello, no? Uno pensa che siete meglio, ovvio che siete meglio, però ogni volta che facevo un passo, un metro in bici, guardavo di qua, guardavo di là, su 100.000 chilometri, giro per il mondo, ti giuro che un pensiero è, boh, voglio star qua, voglio star là. Cioè, in ogni parte del mondo mi sono immaginato dove potrei aver vissuto. E ho vissuto in parecchie parti del mondo, Sud America, in giro di qua, Asia, eccetera. Adesso sto ben casa mia, e casa mia è dove sono nato, dove è nata Menona. Cioè, vivo nella casa di Menona, facendo quello che fa Menona, come faceva Menona. Cioè, nuovo riscaldamento, d'inverno spesso la temperatura in camera va fresca sotto zero. Te conto questa. Era ancora viva mia nonna, vivevo lì, una casa vicino alla sua. Mi sveglio una mattina, l'acqua nel bicchiere di fianco al letto è congelata. E ghiacciata? In camera, sotto il piumone, quindi sai quelle mattine che ti svegli perché giri la testa, appoggi il guancia sul cuscino freddo. Ok, vado da mia nonna e dico, guarda, mi si è ghiacciata l'acqua nel bicchiere, vado a vivere in città. Lei mi guarda e mi fa, mette che il vin, che l'acqua col vino non ghiaccia. E dalla risposta così meravigliosa, no? Dove c'è dentro tutta la sua cultura che veramente era così, sono ancora lì. Comunque proprio cultura empirica, no? Dell'esperienza, no? Assolutamente sì. Non letta nei libri di chimica. L'acqua col vino non ghiaccia. Palese. Vabbè, cioè, alla fine si parte e si scopre per tornare al punto di partenza. Sì, Terzani faceva, non so se conosci Terzani. Mi è stato consigliato un libro. Buttati sopra. Praticamente la vita è un cerchio, no? Puoi farlo grande quanto vuoi, ma tu vai un viaggio, parti, cerchi di vedere il più possibile, ma alla fine fai i conti sempre con il principio, no? Sì, e con quindi ti congiungi ed è un cerchio, mi piace pensarla così. Più che una linea retta verso... Ovvio, sei delle... Cioè, magari per molte culture, per molte religioni, la vita no, magari lineare, poi c'è uno step dopo. Però a me piace pensare che sia un cammino che abbia una partenza, uno svolgimento, un ritorno. E in questo nostro cammino passiamo quindi al terzo step. E come lo sentiamo? Già fatto? Sai, sembra come l'ago che ti dici, ah, già fatto, bravo, così va bene. Tranquillo? Sì, terzo sì. Quanto sono in tutto? Sono 10. Ce la farò mai. Vabbè, dai. Siamo qua insieme. Dai, grazie. Ma abbiamo parlato appunto dello sviluppo, della vita veneta, della nonna che ci racconta del vino, però poi in questo cammino sbarca la bicicletta e ci hai detto di questa bicicletta da 50 euro, no? Sì. Vogliamo sapere intanto se sei riuscita a rottamarla alla fine, comunque che fine ha fatto sta bici e chi te l'ha regalata, perché ci hai detto che te l'ha regalata qualcuno. Sì, io sempre questa cosa qua del rendere omaggio alla vita, avevo cominciato a fare cose sempre più incasinate, mi ero messo a scalare montagne abbastanza complesse, Sud America, Ande, ma non era per me. Cioè, tecnico. Fare l'alpinista ha bisogno di quella luce che gioca veramente col rischio assoluto, invece io col rischio non ho un gran rapporto. Quindi ho detto, guarda, non sarò mai un grande alpinista, però voglio continuare a viaggiare e mi serviva un qualcosa che mi desse le stesse risultanti dell'impresa e della fatica. Cavolo, meglio di così, la bici. Una volta in India mi sono innamorato di una ragazza israeliana che viaggiava in bici. Non avevo mai sentito parlare di gente che viaggiava in bici. Avevo visto una volta un tedesco al lago di Garda, qui Sandy, la calza bianca. Cos'è questo qua si muove con una bici? E lì ho detto, ma si può? Quindi lavoravo nei rifugi per guadagnarmi da vivere e parlando col gestore del rifugio, ho detto, ma se facessi un giro in bici, no? Non c'avevo neanche la bici. E lui mi ha regalato una bici, siamo andati da... Quindi il gestore del... Da un negozio, presente l'ultima in fondo, dietro a tutte, no? E bici a 50 euro. Nascosta, con un po' di polvere sopra. Sì, da donna, cioè telaio due taglie più piccole. Non sapevo niente di bici, quindi per me
A due ruote. Aveva due ruote e ok, impacchettata e sono andato a Bangkok. Solo perché costava poco il volo. E da lì ho cominciato a pedalare e ho detto ma sai che è facile? Ma sai che tutto sommato non è questa cosa incredibile, no? Assurda che mi chiedevo ma perché nessuno lo fa? È così facile? Cioè oggi vai, fai 30 km, no? Poi domani ne fai 40, ti alleni andando, impari, rompi la bici, capisci perché e piano piano capisci che è una cosa assolutamente sostenibile e mi bastava. Cioè riuscivo a arrivare stanco morto e quindi avevo questa parte di sforzo fisico, ma soprattutto come per l'alpinismo, in qualsiasi posto arrivi te lo sei meritato. Ed è la cosa fondante è il fatto che tu puoi gioire al mille per mille di un posto, di un incontro, di un evento, perché sei arrivato con la forza delle gambe, te lo sei, c'è proprio meritato, e quello che è successo è solo merito tuo. Quindi da lì, via, e dopo ho capito, dopo 8.000 km che la bici aveva qualcosa che non andava. Che limite. Praticamente io pedalavo così, con manubrio dritto, mi sono schiacciati i tendini qua, ho perso l'uso delle dita, sì. Ma per 2 mesi. Immagino. Poi, sella sbagliata, cicatrice, facevo 5 giorni di bici e un giorno a pancia in giù, per le piaghe nel culo, eccetera. Quindi dopo ho detto, secondo me c'è un modo migliore. Migliorare. La bici l'ho tenuta. Cioè, poi, sai, un amico mio vede che vado in giro, fa, piacerebbe anche a me, quindi ho cominciato a prestarla in giro. Oh, quella bici là ancora in giro che va, Pazzesco. Ma c'è gente che va in ferie e si prestano la bici amico per amico, sapendo che è la mia. Questa è una figata, sarebbe da aprire quasi una pagina Instagram di... E torna, adesso non so se è in Sardegna sta bici. Poi torna, me la trovo a casa, una volta l'ho trovata dentro con un libro, che mi ha lasciato un libro, una volta con una bottiglia di vino, quindi è... Bellissimo, veramente. Sta bici sta andando ancora, e va ancora, cioè è incredibile. Pazzesco. Boh, con l'estasi di questa bici delle gambe vediamo se riusciamo a trovare il giusto spirito per continuare. Aumentiamo di un gradino, ti chiedo come andiamo. Non l'ho ancora fatto. Davide agisce con saggezza e semplicità, ecco. Cioè, devo capire se è gestibile la cosa, no? Boh, capiamolo insieme. Siamo al 4 o 5? 4. Ce la farò mai, vai. Al quarto ti chiedo, c'è in questo mondo, secondo te, un posto per gli onesti sognatori? Il mondo è il posto migliore per gli onesti sognatori. Talmente grande, talmente infinito per le cose che puoi fare, che veramente è l'idea. Devi avere quell'idea lì meravigliosa. Cioè, il ciringhito sulla spiaggia, no? Tanto io non so che cazzo è il ciringhito. Cos'è che vende il ciringhito? Cos'è che fa? Cioè, tutti vogliono il ciringhito in spiaggia. Sono stato in moltissime spiagge dove aprire un chiosco costava meno di una macchina, no? E tutti c'hanno la macchina, quindi se uno volesse dice, invece di investire in una macchina investo in un ciringhito, no? Tante volte uno si scuda con dei sogni assurdi o banali come una scusa per non metterli in atto. Chiaro. Ma se sei un sognatore, se... Tanto una cosa, se vuoi mettere in moto un meccanismo è fondamentale un disequilibrio, non devi essere in equilibrio, se no stai fermo. Sì, sì, perché comunque cerchi quel benessere nel tuo stare male o volere qualcosa. Sognare vuol dire migliorare, cercare qualcosa che non hai, qualcosa che magari, perché la società te lo può benissimo offrire, oppure fai qualcosa di totalmente diverso, no? Però è possibile. Cioè, magari noi in Italia, sai, al momento economico non è il miglior posto del mondo per buttare i sogni, no? Se io sono un sognatore, col passaporto del mondo, non è che sbarco in Italia, ma sbarco, che ne so, in un altro posto. Però nonostante tutto... È impossibile. Guarda cosa state facendo voi, cioè, non è una roba stupenda questa, non è un sogno, no? Chi è che se lo avrebbe immaginato? Secondo me lì è l'onore dell'idea. Se tu hai una bella idea, che non sia il ciringhito in spiaggia, perché ormai non ne posso più di sentire... Doganato, sì, direi. Cioè, veramente uno può fare qualsiasi cosa. Ovvio, non è per tutti. Cioè, devi tirarti su da divano, devi studiare, devi impegnarti. Poi adesso con l'avvento di internet, che siamo connessi col mondo intero, cioè, trovare qualcuno che abbia un'idea come la tua è probabile che ci sia. Qualcuno che quindi, salta a bordo, sì. Quindi, ovvio che per aumentare le probabilità del tuo sogno bisogna
che ne so, sapere le lingue, insomma, ci vogliono alcune skill. Se dopo il tuo sogno è fare l'orto, come è uno dei miei, cioè, anche lì ti devi sbattere, devi imparare. Adesso non devo andare a casa a potare le ultime piante perché sono stato via, chissà, mi sono morti. Cioè, sembra una monada, no? Ma è un piccolo... Occupazione. Piccola porzione di sogno, no? Che fa parte di un disegno molto più grande, che indubbiamente, grazie all'età, ho una visione di insieme più ampia, quindi riesco a mettere insieme più fattori che creano la mia osi da sognatore. Io vivo in un posto da sognatore. E invece ti dico io di cambiare passo, perché passiamo al quinto livello. Abbiamo parlato appunto di quello che si impara da questi eventi sfortunati o comunque difficili, dai, chiamiamolo così, e quindi ti chiedo, a tuo dire, qual è la cosa più folle che hai fatto e o ti è successa in bicicletta? Ma tante robe succedono perché accadono, tu non puoi prevederle, no? Sono quelle più belle, inaspettate, succedono casini allucinanti che magari ti stravolgono la vita. Però a volte tu hai la possibilità di tirare i fili prima e metterti in situazioni molto particolari. Tipo, ho scelto di andare in Siberia d'inverno non per una sfida, non per i social, perché non l'ho detto manco a mio padre. Cioè, avevo paura di dirlo a me stesso che partivo fra un mese col volo per andare in Siberia, che volevo attraversare la Siberia d'inverno, solo perché non c'ero mai stato. Quella parte del mondo lì mi mancava. Quindi, chiaramente lì scegli di fare una cosa del genere, boh, hai una percentuale di casistiche molto imprevedibile, perché non c'era stato ancora nessuno d'inverno pieno, meno 60 in bici. Ecco, lì mi sono successe un sacco di cose incredibili, però se tu ti crei un contesto incredibile è molto probabile che ti succedano. Per dirti, io dopo un periodo che ero su questa strada che è battuta da camionisti e sapevano tutti che c'era uno in bici, io ero sul salvaschermo dei telefoni dei camionisti. Cioè, una volta uno mi ha fermato e mi ha detto: questo cibo l'ha fatto mia moglie in caso avessi incontrato il ciclista che c'è in strada. La, cioè, leggenda. Vai fuori di testa, no, con una roba del genere. Poi una volta mi hanno salvato più di una volta, mi hanno salvato dei cercatori d'oro, nomadi e asiatici, occhi azzurri, persone incredibili, e cacciatori e raccoglitori d'oro. E quindi parlavamo del più del meno, avevano tutte ste armi, no? Con le quali mangiavano, no? Sparavano, e con quell'arma lì, se tu cacci un alce, mangi, se no non mangi. E Iatto. Quindi al mattino dopo mi hanno portato a sparare. E perché per loro essere un cacciatore è fondamentale per la loro società, quindi devi essere un uomo valoroso e un cacciatore. E io ho sparato con un'arma abbastanza antica, da in piedi, cosa che non si fa, e ho fatto centro, stavamo sparando su un bersaglio, ma ti assicuro, puro culo, un bersaglio a 300 metri, a meno 50, ho fatto centro, e per loro, gli italiani sono i più grandi cacciatori del mondo adesso. Da allora, dici? Loro adesso sono convinti che in Italia sia normale alzarsi al mattino a battere un alce, perché c'è una mira infallibile, tutta una pacca di culo, però per loro... È come il vino della nonna, esatto. Si ghiaccia, e quindi... Per loro è stato scioccante, e anche per me, perché ho avuto un rispetto dopo da loro incredibile, perché ho fatto centro. Vediamo. E mille altre robe così. Ma non ho dubbi. Tutti i giorni una scena allucinante. Sempre però sul filo del rasoio. Sbagli qualcosa, fine dei giochi. Lì no. Quello ti tiene vivo, dai. Non puoi sbagliare. Infatti, ma devi fare solo quello. Perché la gente dice: ma come fai? Cazzo, devo fare solo quello, devo star vivo. Sì, cioè, non c'ho mille robe, mutuo, roba. Devo solo stare vivo. Quindi si riduce a veramente poco. Ed è la vita che fa di tutto per stare viva, quindi è la cosa più facile del mondo. Si ti riallinea un po' con quello che certo. Alla fine è il tuo obiettivo. Ti senti bene perché stai facendo umano. Quello per cui sei, cioè si sono moltiplicate le cellule che ti hanno creato. E su questa nota qui penso che andiamo veramente a... restiamo in tema, ma passiamo al sesto livello di questa sfida. E ti chiedo, no? Tanto come stai? Per il momento siamo al sesto livello, bene. Allegro. Abbiamo ancora quattro. Sì. Ah, è una passeggiata. Sì. Ti chiedo, no? Noi comunque un po' dobbiamo cercare chi sei e cosa fai. E sia sul tuo sito che sul cappellino che avevi quando ci siamo visti al BAM, abbiamo visto questo simbolo. Sì. Ci parli un po' di cosa rappresenta? Ma quello lì
l'esatta riproduzione del cartone, si chiamava, di quell'acido. LSD era un cartoncino di carta imbevuto di LSD, questa sostanza che Hoffman aveva scoperto. E quando lui scopre questa sostanza psichedelica, per un incidente strano va a contatto col suo corpo, l'effetto di questa sostanza gli accade mentre è in bicicletta. Mentre sta viaggiando, gli viene su sta pacca. E chiaramente è un viaggio assolutamente interiore, no? È un viaggio della mente che grazie a questa sostanza viene stimolato in modo particolare. Ecco, io in una parte della mia vita sono stato molto 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 attratto da questi studi. Io paura della morte sì, ma lo scopo principale era cercare Dio, se c'era e che faccia avesse. Quindi sono partito per l'India, sono andato da Sai Baba, da Ama, sono andato in Sud America dagli sciamani, sono andato da Maria Sabina. Raccontami, ho fatto tutte le esperienze possibili, ma studiando libri, ho imparato lo spagnolo perché leggevo i libri di Carlo Castaneda, con le esperienze col peyote, cioè ero assolutamente sul pezzo, studiavo anche a livello chimico cosa facessero queste cose qua, poi con gli sciamani, andavo in cerca dei sciamani e ho fatto un periodo della mia vita dove andavo alla ricerca di queste persone incredibili che attiravano milioni di persone da loro, cercando chi fosse il suo capo, no? Qual è il Dio al quale noi ti riferisci. Ed è stata una gioia stupenda quando ho scoperto che erano tutti quanti liberi imprenditori, che nessuno aveva bisogno di un Dio sopra di noi, ma l'essere umano tende a riprodursi una realtà fittizia per appunto rispondere alle grandissime domande che non abbiamo i mezzi. Cioè, se dice uno, guarda, viviamo qua per un determinato tipo di anni, poi la nostra materia si decompone, fine dei giochi. È veramente un macigno non spiegarlo a 8 miliardi di persone. Quindi da sempre l'uomo si è costruito queste entità altre, no? E attraverso questa strada qua andavo anche a vagliare se magari fossero là dentro. E dopo tutti questi viaggi, dopo tutte queste persone, dopo tutte queste sensazioni che io non ho avuto, se io andavo in questi raduni da migliaia di persone e guardavo tutti questi qua e dicevo, ma perché? Che cazzo vedo? Cioè io non credo quello lì, cioè bello tutto, ma ho un'altra risposta a questo fenomeno, no? E non so per cosa, ma sono portato a credere più all'altra. Però non sono quello che dal divano dice tutta merda. Sono andato in giro, ho speso un bordello di soldi, voli aerei di qua di là, esperienze. E ho fatto dei gran viaggi. Dei gran viaggi e ti giuro che là ho capito delle cose. Ho capito delle cose in questi ashram giganteschi insieme a molte persone devote e ho capito tante cose anche in mezzo al deserto. Dopo aver mangiato due peyote e essere stato 3 settimane con uno sciamano. Quindi lì la vita, come dicevo prima, è questo insieme di eventi e bisogna provarli tutti. E questa tua descrizione si lega, a mio avviso, perfettamente in sinergia con l'essenza di quello che è il viaggio e la prova a tutti i nostri spettatori poi del tuo ritorno a casa indica poi che alla fine che le risposte, seppur devi andarle a cercare da qualche parte, alla fine sono sempre qui con te in un certo senso. Sì, 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 non è, cioè, magari un tesoro di pirati è sotto i piedi che devi aprire 1000 botole, poi ci sono le trappole, però alla fine magari se tu vai da sotto lo trovi uguale, no? Quindi mi ricordo da bambino leggevo L'Alchimista, no? Questo bellissimo libro che un ragazzo di 20 anni se legge, wow, uno dice che questo ragazzo che fa un sacco di storie, va in giro per il mondo, c'è di tutto. Anch'io voglio. Poi dice. Il tesoro era dove dormiva pensando alla vita che volevano. Ed è più o meno così. Ovvio, Coelho, quando racconta i libri, ti fa trovare quello che vorresti trovare. Perché quindi finché te lo racconta qualcuno, è abbastanza conto, dopo semplice, però è molto dirompente. Quindi, sì, alla fine tutte queste cose qua fanno parte del cammino, del viaggio, per trovare quello scrigno che, fatalità come nel libro, l'ho trovato a casa mia. Però, ovvio che sono rimasto folgorato da quello che ho visto. Adesso ricontinuo ad andare nei posti in cui sono stato, continuo a viaggiare in nuovi posti perché chiaramente è mantenuta viva sta fiamma. Ma ostrica, c'è l'adrenalina dell'ignoto e la magia negli incontri delle persone, no? che,
che quella roba lì che ti sconvolge, perché questo qua che non mi conosce mi apre la porta di casa, vorrebbe darmi sposo sua figlia e mi ammazza il capretto migliore per darmi da mangiare, perché no? Quando a casa tua sei uno che non conosci, suona il campanello, tiri giù la persiana, non è che apri. Ecco, sta roba qua è una continua ricerca che fa sì che pedalo ancora. Vediamo se anche noi attraverso il nostro viaggio arriveremo da qualche parte. Io non lo so, ma so, quello che so è che diventerà più faticoso. E quindi passiamo al settimo livello. E parliamo di misticismo, parliamo di misticismo, parliamo di viaggi, parliamo di tutto quello che vuoi, però alla fine bisogna anche essere concreti. E quindi ti chiediamo, attualmente, cosa fai per mantenere appunto vivo questo fuoco e come nasce l'idea? Beh, questo fuoco, sai, sono dei tizzoni che ogni tanto nella vita magari il fuoco si spegne, rimane la brace. Se fai in tempo con una bella folata di vento riparte il fuoco, se magari anche no, il fuoco non riparte più. Conosco un sacco di amici che hanno fatto il giro del mondo in bici, poi fanno altro. Nel mio caso c'ho un bel mantice, continuo a buttare sotto aria ste braci e io, come ti dicevo prima, quando e non avevo idea di cosa fare da grande, facevo il cuoco, perché facendo il cuoco riuscivo a guadagnare un botto di soldi in poco tempo, morendo di fatica, e con quei soldi viaggiavo. Chiaro. Dopo aver imparato che queste capacità potevano essere monetizzate, potevano essere utili per qualcuno, la gente continuava sui social a chiedermi, ma qua come si fa? L'ha detto, ma ascolta, cioè, vieni con me, ho pensato. Insomma, adesso porto persone non sane di mente a fare viaggi, però come li ho sempre fatti io, cioè in posti dove io garantisco alle persone la commozione, perché sono posti dove io ho pianto, dove per la prima volta pianti o rimborsati, esatto, dove io piango, cioè posti che ne so, attraverso il Salar de Uyuni al tramonto, cioè non puoi ringraziare madre terra per averti messo lì, e piango. Ecco, io ti propongo la stessa sensazione, ed è matematico che succede. Quindi adesso vivo facendo piangere la gente. E di gioia. Di gioia. E continuo a pedalare. Adesso era un po' che non pedalavo, infatti penso che questa sia la più grande uscita degli ultimi mesi. Siamo contenti che adesso la gente quasi si prepara fisicamente per venire a fare queste cose e ci dà anche a noi emozioni quasi di gioia. Diciamo però che sicuramente, se vi ispira tutto quello che Dino ha detto fino adesso, lasceremo un link in descrizione da qualche parte per venire a piangere con me. Esatto, sicuramente sì. Passiamo quindi, siamo verso la fine, passiamo all'ottavo livello di questa sfida insieme e voglio chiederti, secondo te, con l'avvento dei social, della digitalizzazione oggi, come è cambiato il mondo dei viaggi, sì, cioè quello che è il tuo mondo? È stato un bello step. Io ci sono vissuto dentro gradualmente, no? Quindi ho sempre provato, usciva Facebook, andiamo a vedere cos'è stato Facebook, no? Poi usciva Instagram, insomma, ovviamente ti stavo dentro, no? E io all'inizio, quando sono partito per viaggiare, avevo la macchina, una reflex a rullino, e non avevo il telefono. Avevo la mia prima mail fatta dal Messico. Quindi chiaramente viaggi solo e unicamente per te stesso. Non hai neanche un file nella testa che dice lo racconto. Io sapevo che ogni volta tornavo da aver attraversato le Americhe, i miei amici che volevano, cioè, che gli raccontassi il mio viaggio, mi chiedevano, è figa? Cioè, i follower di allora. Cioè, l'unica roba che interessava se avevo conosciuto donne per strada. Quindi dicevo, cioè, non interessa a tanti quello che faccio io. Chiaramente con l'avvento di social, mi ricordo ero in Siberia, che non ho detto a nessuno sui social che andavo in Siberia, perché probabilmente avevo messo in conto che avevo 50% di probabilità di morire, quindi non è che vado a fare smargiasso, no? E da là ho fatto qualche timido post ancora su Facebook e qualcuno mi ha scritto, dai, però ho detto, ostrega, c'è qualcuno? Io dice, ma che cazzo gliene frega di come sono vestito a meno 60, che non ci andrà mai nessuno a meno 60? E invece la gente, ma qua, ma là, che scarpone! Ho detto, madonna, ma veramente c'è gente che gli interessa sta roba qua. Quindi un po' di qua, un po' di là, sono negatissimo, perché far foto, viaggiare, non è facile. All'inizio partivo cavalletto, attrezzatura reflex, roba veramente antica, e dedicavo molto tempo alla foto.
Poi con l'avvento della tecnologia, le bici che vanno, c'è più voglia di fare più chilometri, quindi cala la voglia di far foto. Chiaro. E fatto sta che bello perché puoi condividerlo, il viaggio. È incredibile che la gente che mi contatta timidamente, l'anno dopo scopro che ha fatto il giro del mondo in bici, ha scritto dei libri e ha rivoltato la vita. Cioè lì ha senso quella chimera che sono i social e quella roba lì. Cioè se tu trasmetti un messaggio che prima ai miei amici non fregava niente perché erano quattro Spears, lì trovi uno dall'altra parte del mondo che dice sai che è una cosa interessante. Quindi da una parte ottimo perché condividi e magari a qualcuno arriva un input e poi con l'avvento di social è scandalosamente facile viaggiare. È diventato veramente una cosa quasi banale. Una volta per sapere come passare una frontiera. Cioè, sì, dovevi farlo e basta. Cioè, dovevi provarci, andare, vedere. Ci voleva molto più tempo. C'erano le mappe di carta. Cioè, c'erano i contachilometri con magnete. Non sapevi dove stavi andando. Cioè, avevi la bussola. Io ho attraversato il Tibet. Veramente quella carta geografica. Sì, sì, cioè, robe di veramente folli. Però, bello, sì, figo, ma grazie al GPS, grazie alla tecnologia, grazie a un sacco di roba, capito? Cioè, adesso c'è e me la rendo facile anche a me la vita. Adesso uno può immaginarsi il giro del mondo dal telefono in casa finché sul divano, no? Poi te lo devi pedalare, però, sai, saperne la testa, che è fattibile, l'hanno fatto in tanti, e c'ho la traccia, cioè... Vabbè, un'altra storia. Sai dove dormire, sai dove mettere la tenda. Cosa più incredibile, quando viaggi devi dormire sicuro. Quando sei tra i primi e non hai i documenti che ti riportano la fonte d'acqua, il sasso che ti ripara dal vento, il leone qua non c'è. Mm-hmm. Cacchio, una volta che metti giù la tenda in Africa, cioè, ti ho bel 100.000 cazzi a pensare. Adesso sono le applicazioni che ti dicono là c'è una piazzola, c'è l'acqua pulita, c'è questo, c'è quest'altro, è veramente facilissimo e soprattutto mille volte più sicuro. Passiamo al nono livello. Ti chiedo come stai adesso. Siamo accesi, stiamo bene, il motore è stato avviato. Sì, ma perché tu fai tutte quelle... Cioè io ne faccio perché meno. Davide è un po' più parsimonioso, come puoi essere anche... No, aspetta, non abbiamo la stessa intensità. No, ah. Che è relativa, è veramente difficile da riuscire ad equilibrizzarla. Ti chiedo una domanda, botta e risposta. Ci vuoi aggiungere qualche piccola descrizione, ma voglio i tre paesi più pericolosi dove pedalare. Dio, ci sono vari fattori, però Centro America... Centro America, dopo puoi dirmi anche perché, ma dimmi. Sì, Centro America è pericoloso. Due. No, il secondo potrebbe essere sempre lì, ma la savana, per il discorso che non sei a vertice della catena alimentare, e poi tutti gli altri posti in cui potresti starci. Tipo? Tipo, se attraversi il Tibet illegalmente, sai che non potresti starci, se ti beccano ti mettono in prigione. E appunto, se come la nonna il vino sai che si congela per esperienza, immagino che anche quando lo dici perché l'hai letto da qualche parte. E passiamo quindi al livello finale della nostra sfida insieme sui rulli e ti chiedo, in maniera molto aperta, oggi, qual è la tua giornata tipo? Cioè, mi sveglio al mattino, faccio rulli, no, sarà la terza volta che monto su queste robe qua. Però devo dire che anche questa è una tecnologia che scoprirò e mi piace. Allora, io mi sveglio presto al mattino perché fa freddo, quindi automaticamente stai meno a letto. Io purtroppo belle ore passo al computer per rispondere alle mail della gente che vuole venire con me. Poi prima devo accendere le stufe, quindi mi alzo, accendo la stufa in camera, accendo la stufa da basso ed è un lusso che mi voglio sempre dare. Faccio il caffè col fuoco che accendo. Sembra una cavolata, ma... Soddisfazione. Ma dici, boh, ho fatto una scelta e questa scelta mi piace, posso ancora farla. Ovvio che se devo venire a Milano a fare un'intervista sui rulli, magari il caffè lo metto sul gas, perché c'è poco tempo. Però poi esco di casa, vivo in una valle, quindi ho studiato le galline, poto piante in base al periodo dell'anno, faccio legna, accatasto legna, muovo legna. Poi botta di sport per forza, se no ti senti che invecchi troppo in fretta. Potrebbe essere palestra se poco tempo. Corsa no, perché dopo che mi sono spaccato la caviglia non sono ancora
se posso andare a correre. E dopo una cosa che non ho mai detto a nessuno, te dico a te, sono un fanatico di politica. Non l'avrei mai detto. Leggo, studio e mi appassiono e soffro. E ti appassiona? E soffro. Soffro moltissimo. E fa tipo geopolitica e roba così. Passo un bel po' del tempo della mia vita a informarmi di cosa sta succedendo nel mondo e cercando di capire perché. Quando tu capisci sta roba, vabbè, sei triste, ma c'hai quella sensazione di poter leggermente prevedere il futuro, no? Che mai non è. E sul chiederci perché anche noi stiamo facendo tutto questo, vi lasciamo con un saluto. Io sono Pierfrancesco, questo è Senza Freni, lui è Dino Lanzaretti. Un saluto a tutti. Ho meno fiatone di lui. Grazie che hai barato.